Siamo al telefono con Giorgio Raggi delle Case Ermette, sul Monte Penna, il rifugio delle Case Ermette sul Monte Penna. Una sorpresa avete avuto questa mattina? Che sorpresa avete avuto questa mattina quando vi siete alzati? Quando ci siamo alzati, la sorpresa è stata che abbiamo visto tutto bianco in giro, cioè era una cosa bianca di neve, L'aspettavate o è insomma, stata... molto consistente. No, 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 perché già quando abbiamo chiuso il locale pioveva, c'era pioggia stamattina, è stata una sorpresa. È venuta forte o nevicato delicatamente Ma per la notte? è stata una violenza, però diciamo che è durata molto poco e saranno 3-4-5 È la prima neve cm. quest'anno? È la prima neve, sì, è la prima neve quest'anno. E gli anni scorsi è arrivata prima, è arrivata dopo? No, negli anni scorsi la prima era arrivata molto più abbondante, ma 13 di novembre aveva fatto una forte nevicata che poi già. Invece quest'anno gli auspici sembrano migliori. Il 13 di novembre, quindi la prima, l'anno Sì, scorso, ho capito. Quindi è in l'anno scorso anticipo di sì. quasi 20 giorni, insomma. Quindi Eh sì. rispetto alle Sì, sue quasi 20 giorni. esperienze, quest'anno ci sarà più neve o meno neve sul Penna? Ma non so, l'esperienza, adesso sono anni un po' difficili sotto il versante neve fare una previsione. Io credo che sarà un anno buono la neve, prevedo che sarà un anno buono, però le temperature purtroppo, quindi è difficile. Ne approfitto per chiedere come sta andando con il Covid. Avete Ma difficoltà? Avete persone? il Covid ci sta rimettendo un po' le cose. Sì, fino adesso abbiamo avuto tanta gente, l'estate è stata molto positiva, anche perché potevamo usare gli spazi esterni. Adesso non possiamo più usare i grandi spazi esterni che avevamo a disposizione e l'interno non è così grande, ci sta mettendo un attimino no la normativa, un attimino in difficoltà. Per adesso la stiamo affrontando bene. Però speriamo che non, le restrizioni non aumentino, perché se no comprometterebbe tutto, specialmente tra l'altro alle porte delle festività di Natale, con diverse già anche prenotazioni in arrivo, però viviamo alla giornata per adesso. Perfetto, grazie mille. Lo metteremo nel TG di questa sera, Prego. quindi se lo vedete lo può vedere anche lei, ok? Va Se mi bene, manda qualche immagine, magari anche una sua valuto con foto, tutti. anche una sua Sì. foto, eh? Grazie. Va Buona bene, giornata, buon prego, lavoro. prego, attorno.